Benvenuti ad Artemide, tradizioni di caccia nelle Marche. Oggi una nuova puntata, vi parliamo da Castorano, in provincia di Ascoli Piceno, e torniamo a parlarvi dopo qualche puntata della caccia ad appostamento. Una caccia che prevede tanta dedizione, tanta passione e tanta pazienza. Una caccia che sta diminuendo, forse anche per il diminuire dei selvatici, dei migratori che passano nelle nostre zone. E per parlare della caccia d'appostamento siamo qui con Dino, che ci spiega un po' come funziona questo genere di caccia. È una caccia di antica tradizione che negli ultimi anni ha avuto una forte riduzione. Probabilmente per l'apertura di alcune frontiere dell'est europeo i passi non sono più quelli di una volta. È una caccia che viene fatta per lo più da persone anziane, che tutto l'anno sono legati al capanno, quindi non possono fare caccia vagante perché la legge del 92 non consente per quelli che fanno caccia appostamento fisso, parliamo di viso contemporaneo, fare caccia vagante. Queste persone sono molto legate al capanno, sono molto legati agli animali da richiamo che loro seguono per 12 mesi. Con attenzione, poi lo vedremo, i richiami come sono tenuti, come sono accuditi e come lo stesso capanno è tenuto. In realtà la passione è tanto per la caccia quanto per la cura di questa zona e degli animali. Il cacciatore da capanno non tanto prova piacere nell'abbattimento, molte volte prova più piacere nel sentire i suoi richiami che lavorano di concerto. Torniamo un attimo alla caccia al capanno, perché ci sono diverse tipologie di caccia sì, al capanno. Poi sono gli appostamenti temporanei, è il momento che il cacciatore si trova sul terreno, si costruisce un piccolo rifugio e esercita la caccia per quella giornata, non di più. Quali sono gli selvatici che possiamo abbattere con questo tipo di caccia? Qui andiamo dal colombaccio, andiamo alla cesena, al tordo sassello, al tordo portaccio e al merlo e anche allo storno, per quanto è consentito il prelievo allo storno. Insomma, una caccia che ha bisogno di tanta pazienza e tanta passione. Ma entriamo a vedere come è fatto questo capanno, questo specifico capanno, e conosciamo anche il suo proprietario. Venite. Eccoci arrivati. Come funziona questo capanno e come funziona la tua vita qua dentro, in attesa che arrivi qualche uccello da vedere e da colpire? Sì, niente, io la prima cosa quando arrivo al capanno è la prima cosa da fare è accendere la stufa, accendere la macchinetta del caffè. A che ora arrivi di solito? Beh, io arrivo alle 5:30, 6. Ed è freddo. Ed è molto freddo, quindi della stufa ce n'è bisogno. E poi niente, mi faccio sto caffè, faccio anche colazione a volte, e poi apro le feritoie. E poi è il momento di portare i richiami. E poi verso le 6:15, 6:30 tiro fuori i richiami dalla stanza e li metto in sede, tutti numerati, ogni gabbia ha il suo numero. E niente, poi ha inizio l'attesa. L'attesa. Che può durare? Può durare le giornate buone, può durare anche 2-3 ore, fino alle 9:30, alle 10, ma deve essere una giornata proprio di passo buona. Ecco, qui siamo dentro il capanno vero e proprio, ma questa struttura in cui stiamo operando questa mattina è una struttura complessa, ha anche altri spazi. Ce li vuoi presentare un attimo? Sì, sì, vi presento la stanza degli uccelli. Andiamo a vederla allora. Andiamo a vederla. Qui conservi gli uccelli, la stanza degli uccelli, però ha una caratteristica particolare questa stanza che poi in pochi hanno da queste parti. Certo, questa è la stanza degli uccelli, che questi uccelli stanno sotto fotoperiodo. Fotoperiodo che cos'è? In pratica vengono invertite le stagioni. Adesso è primavera, la stagione degli amori, nell'interno di questa stanza. E mentre a fine caccia la luce va in diminuzione e va in inverno. Quindi questi uccelli vivono con le stagioni invertite rispetto alle nostre, più o meno?
Sì, diciamo che è così. Adesso perché giustamente a noi cacciatori da capanno serve il verso, e quindi questi, stando in amore, spiegano il verso d'amore. Questo si ottiene grazie a degli orologi che regolano la luce in maniera particolare. Questo si ottiene grazie a questo simulatore, che in pratica è un invertitore di stagioni. Adesso la temperatura è in aumento e a gennaio va a finire a circa 19-30-20 ore, e da febbraio va in diminuzione per andare a finire a 7 ore e 30 di luce, e viceversa. Poi questo qua c'ha le fasi lunari, c'ha le tabelle che si possono impostare, tabella Sassello, tabella Cesene, tabella Bottaccio, anche la Lodola. Niente, ognuno che vuol fare un tipo di caccia, questo simulatore può fare automaticamente, può fare tutto. Allora, questa è la parte riguardante la stanza degli uccelli, però questo, il tuo capanno, ha anche una postazione per, di un altro tipo, all'aperto, giusto? Ce la fai vedere un attimo? Ve la faccio vedere. Questo è un capanno temporaneo fatto in allorato, e dove io faccio il tiro al volo. Il cacciatore da capanno appostamento fisso può fare anche questo, perché è collegato con l'appostamento. Ah, quindi per il fatto che è collegato può anche scegliere questo tipo di caccia. Non è che è una scelta, lui viene fuori, sta collegato con l'appostamento fisso, può fare dentro e fuori. Invece chi fa la caccia vagante purtroppo si deve stare fuori, dentro non può stare. Purtroppo abbiamo questo handicap. E questo è un limite per la caccia d'appostamento? Penso che la caccia d'appostamento fisso andrà a finire, perché gli uccelli sono sempre di meno ogni anno e il cacciatore da capanno è costretto a stare fisso dentro quando gli uccelli fuori non ci sono. E in una giornata dove non abbiamo incontrato i cani, consueti accompagnatori dei cacciatori, vogliamo aprire una piccola parentesi a loro dedicata, per approfondire ancora un po' il tema della cinofilia. Oggi affrontiamo un altro dei grandi temi dell'arte venatoria, i cani, la cinofilia. Ecco, vogliamo distinguere quali sono le varie specie di cani e quali sono le loro qualità, dei cani adoperati per la caccia? Ma di specie ce ne sono centinaia. Farei un distinguo più che altro sui vari tipi di cani in base all'utilizzo che ne viene fatto, vale a dire i raggruppamenti che poi sono quelli che ritroviamo anche nei libri dell'ENCI, cioè l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. E quindi i cani fondamentalmente si dividono in cani da ferma, che sono quei cani che quando trovano un selvatico lo avvicinano e poi cadono in posa statuaria, in una ferma che blocca il selvatico in attesa che poi sopraggiunga il cacciatore a servire appunto la ferma. I cani da cerca sono invece altri cani che, una volta reperita l'usta del selvatico, lo caricano praticamente, gli danno addosso fino a farlo volare o correre, secondo se sia un uccello o una lepre per esempio. E poi, usati invece, come si è visto nelle puntate sulla caccia alla lepre o al cinghiale, i cani da seguita, che sono quei cani che quando cacciano non con cercando l'emanazione nel vento, ma sul terreno, l'usta del selvatico sul terreno, e fino a risalire al luogo dove il selvatico si è rimesso, il mammifero, lepre, cinghiale che sia, e per poi farlo correre verso le poste dove lo attendono i cacciatori. Quindi fondamentalmente le razze utilizzate nella caccia sono raggruppate in questi tre grandi gruppi. Ecco, però detto così sembrerebbe che le mute dei cani o i cani adoperati siano sempre diversi. In realtà spesso e volentieri un cane ha più funzioni durante una battuta di caccia a seconda del tipo di caccia che viene eseguita. Sì, per esempio per i cani da ferma, oltre a una ferma solida, gli si richiede anche il riporto una volta che il selvatico è stato abbattuto, che però non è una caratteristica specifica peculiare della razza dei cani da ferma. Una volta i puristi inglesi andavano a caccia con un cane da ferma e a fianco un cane da riporto, che era utilizzato esclusivamente per questa seconda mansione. Oggi però nella caccia attuale un ausiliare deve essere utilizzabile anche per altre funzioni che non sono quelle specifiche e precipue della razza. Quindi dicevamo, il cane da ferma deve anche riportare, così come il cane da cerca, cosa che invece non viene richiesta e non viene fatta dai cani da seguita.
Ma torniamo ora alla nostra giornata di caccia e proseguiamo nel percorso attraverso la provincia di Ascoli. E da Castorano ci siamo spostati ad Ascoli Piceno per conoscere la nuova sede dell'ambito territoriale di caccia e conoscere alcuni rappresentanti dell'arte venatoria di questa provincia. Presidente, avete rinnovato questa sede da pochissimo tempo, una soddisfazione comunque. Ma era un impegno che ci siamo presi con tutti i nostri soci, sono circa 3.500 i cacciatori soci e a luglio siamo riusciti a portare a termine questa sede con i lavori che abbiamo iniziato 2 anni fa circa e abbiamo rimesso a posto, come si può vedere, una struttura che era fatiscente. E questa casa arriva dalla Regione Marche che gentilmente ce l'ha data. Noi poi abbiamo provveduto al suo recupero, non a una ristrutturazione, l'abbiamo recuperata perché era un rudere e adesso io spero che la Regione Marche nei prossimi anni ce la dia definitivamente anche in proprietà all'ambito. È un palazzetto in stile Liberty molto bello, che precedentemente era occupata al custode del vivaio del Corpo Forestale dello Stato. E poi il Corpo Forestale ha lasciato questa proprietà che poi è stata abbandonata. Noi l'abbiamo subito vista, siamo intervenuti in Regione e dobbiamo dire che gentilmente siamo stati accolti molto bene in Regione che poi ci è stata data in locazione. Una casa che è la sede dell'ambito territoriale ma che è un po' la casa dei cacciatori. Sì, non è soltanto la casa dei cacciatori, anche del mondo agricolo, anche degli enti locali, noi abbiamo anche il mondo ambientale all'interno. È la casa un po' è dell'organismo di gestione del territorio. All'interno di questo organismo abbiamo tutte le rappresentanze, sia dei cacciatori, sia degli agricoltori che degli ambientalisti. L'ambito non è soltanto dei cacciatori. Diciamo che è un esempio che potrebbe, speriamo, replicarsi anche in altre province e in altre realtà. Noi con attenta amministrazione siamo stati molto oculati, non è che abbiamo utilizzato per recupero finanziamenti a parte lo Stato, la Regione, degli enti locali, comuni, province, l'abbiamo fatto con i soldi che avevamo senza impegnare minimamente fonti pubblici. Vorremmo che questa sede, con tutto questo spazio che c'è, divenisse pure una sede didattica per altre attività, per fare dei punti di riferimento per le scuole, far vedere a questi ragazzi tanti animali che magari vedono in televisione, ma non serve né il leone né l'elefante. Insomma, oggi molti ragazzi non hanno mai visto una lepre, un fagiano, una starna, tanti animali che vivono nel nostro territorio. Quindi recuperare una tradizione, una cultura legata all'ambiente che però sia legata anche al nostro territorio. Sicuramente, non solo tradizioni, ma questo portare a termine questo progetto non sarebbe nemmeno molto costoso, però lo spazio c'è e quindi sfruttarlo per tante altre iniziative penso che valga la pena. Insomma, abbiamo speso dei soldi, sfruttiamo questo che abbiamo adesso, questo spazio. Questa però è la punta dell'iceberg dell'attività dell'ambito territoriale di caccia di Ascoli Piceno. Quali sono le altre attività che voi promuovete e svolgete durante tutto l'anno? E in particolare durante la stagione venatoria. Ma sicuramente, io dico sempre che il cacciatore deve essere cacciatore 360 giorni all'anno. C'è un periodo in cui si preleva, ma ci deve essere un periodo in cui vanno svolte diverse attività, tante attività sul territorio. A iniziare dalle culture a perdere, ai censimenti che facciamo 2 volte all'anno sulla selvaggina presente nel nostro territorio. La maggior parte dei cittadini non sa che cosa significa creare una cultura a perdere per i selvatici. Ma sicuramente, voglio dire, oggi la natura è stata stravolta, l'agricoltura lo stesso ha subito una grossa modifica. Dobbiamo aiutare la selvaggina perché in certi periodi dell'anno, appunto, dicevano, non hanno risorse alimentari, in certi periodi estivi non hanno più le risorse idriche perché tante pozze d'acqua, quei pantani degli agricoltori che vivevano in campagna oggi sono pieni di terra, lungo i fossi non si trova più acqua, quindi se non aiutiamo la selvaggina nei periodi estivi, nei momenti più caldi, è chiaro che la selvaggina o muore o va a cercare l'acqua altrove, insomma, va via dal nostro territorio e quindi questo è per il periodo estivo. D'inverno aiutiamo la selvaggina, ma
oltre alla lepre, al fagiano, dobbiamo anche pensare oggi al capriolo. Ce ne sono un po' dappertutto sul nostro territorio, dalla montagna al mare, perché il nostro territorio, pur essendo un ATC non di dimensioni ampissime, però ha il vantaggio di avere un territorio che va dal mare alla montagna, con una varietà di selvaggina che varia appunto da quella che può essere le anatre lungo i fiumi al cinghiale che sta in montagna, insomma al capriolo che non è cacciabile, però ci sono, e i lupi ultimamente anche quelli. Dovremmo gestire tutti, quindi aiutare significa investire parte dei soldi che i cacciatori pagano per essere associati all'ambito, e li investiamo questi soldi per realizzare sul territorio, in accordo col mondo agricolo, che è il primo partner, quello più importante per i cacciatori, realizzando delle colture a perdere, che può essere lasciare delle stoppie. Una volta mietuto il grano lasciamo la stoppia, perché poi germina il grano che è caduto e dà la possibilità agli animali di alimentarsi nel periodo invernale. Oppure seminare mais, o soia. Certo, seminare delle colture specifiche per il fagiano, per la lepre, ma anche aiutare il capriolo con delle mangiatoie automatiche in montagna, perché in montagna la neve comunque la fa. E quindi se aiutiamo questi selvatici, li aiutiamo a sopravvivere in un momento difficile. In conclusione, potremmo dire che la morale è che la caccia non è nemica, ma molto amica e amante dell'ambiente. Ma se noi non curiamo il territorio, dovremmo scordarci di andare a caccia. Quindi il primo obiettivo nostro dell'ambito, ma un po' di tutti i partner dell'ambito, a partire dal mondo agricolo, come dicevo prima, è quello di curare il territorio. Se non curiamo l'ambiente, ci dimentichiamo di andare a caccia. E così da Ascoli Piceno concludiamo anche questa puntata di Artemide. Vi aspettiamo la prossima settimana per parlare di una nuova importante esperienza dell'arte venatoria nelle Marche. Ciao a tutti!